particolare. Era talmente smarrito Rivera che non si è accorto neanche di un passaggio di Calloni dalla bandierina. La gente ha riso. Dopo un istante, sia Calloni, che il capitano aveva ronzato mica male, sia Tosetto, che aveva sempre dribblato troppo in precedenza, si sono impegnati con tanta veemenza da mettere proprio Rivera in condizione di toccare un delizioso affondo per Maldera, che ha attuato lo schema del cartoccio. Lo chiamo così perché Maldera, fingendo nulla, anche se gioca terzino, qualche volta si smarca in area a dettare il passaggio e sovente segna. Gli è capitato anche oggi di destra, è stata un po' ironica la cosa. La Juventus si è buttata schiumando rabbia all'attacco, il Milan ha ripreso vigore e confidenza. Gli schemi della Juventus si sono manifestati ancora più monotoni di prima, mai nessuno è stato più liberato a rete, Bettega ha colto un palo, però alla fine chi poteva segnare era il Milan. Ha sbagliato 3 palle gol, una costruita da Buriani per Calloni che ha mancato il tocco di esterno sinistro da 2 passi, l'altra sprecata malamente da Tosetto che Calloni aveva messo in condizione di andare tranquillamente in rete, e la terza creata da Cappello sulla destra con un cross che Calloni non è riuscito a incornare giusto. In quel momento, per lealtà, devo dire che mi sono sentito consolato, perché se il Milan avesse segnato sarebbe stata la fine del mondo, cioè il demiurgo Agnelli sarebbe intervenuto con troppa drasticità, diciamo così, e avrebbe veramente commesso un delitto di leso sport. Il Milan invece ha giustificato il suo pareggio, pur tanto risicato, sbagliando quelle 3 palle gol che in fondo hanno legittimato proprio la prodezza milanista. La differenza fra le 2 squadre all'inizio, senza esagerare, era di 3 gol comodi. Bettega ha detto 5, io dico 3 perché sono onesto più di lui che è di parte, io no. Comunque la Juventus è sempre la squadra da battere, non dichiariamole una guerra santa, vedremo anche la Juventus impegnata sempre al massimo, perché al massimo si impegneranno gli avversari contro di essa. È in testa con il mio vecchio Genova. Adesso Pruzzo ci fa ricordare quel 39 meraviglioso con i vecchi leoni che facevano il primo VM inglese in Italia. Precisamente considero anche abbastanza sciocco rilevare sempre il numero dei gol fatti come se fosse un merito, e il demerito delle difese dove lo lasciamo? Però è un fatto che con la nostra impostazione tattica, se qualche giovane nasce capace di segnare gol, noi possiamo veramente sperare nel nostro calcio. Adesso vorrei chiedere a Bettega l'impressione che ha ricevuto quando ha colpito quel palo con un tiro così bello e così tempestivo. Poco prima Benetti aveva mancato, ciccando letteralmente, forse un po' oberato da rimorsi milanesi, da ricordi milanesi. Il Benetti oggi è stato scarso a sua volta, ma lei su un pallone pure rimandato corto dalla difesa, dalla contraerea milanista, come l'ho chiamata, è entrato con un tempo meraviglioso e mi ha ricordato quel tiro che in uno dei derby ultimi ha fatto sull'incrocio dei pali. Ma io devo dire subito alcune cose. Primo, che non sono molto d'accordo con lei su come ha impostato il discorso per la Juventus e su certi giudizi che ha dato. Primo, perché non vedo perché si debba tirare in ballo l'avvocato Agnelli in certi casi. Secondo, io la giustifico, posso giustificarla per una cosa: io non ho seguito la domenica sportiva la scorsa settimana perché ero in viaggio. Qua al suo esordio lei ha premesso che lei dà molti giudizi e per questo sbaglia molto. Certo. E io per questo non commento altre cose. Per il resto, come dico, la partita potevamo vincerla abbastanza facilmente, purtroppo il calcio è bello anche per questo ed è finita così. Dunque, vorrei parlare io adesso, se posso. Avete visto che chiamare la gente intelligente alle nostre trasmissioni è pericoloso, perché immediatamente troviamo... Dunque, vorrei dire a Bettega che l'accenno ad Agnelli era scherzoso, no? Ma infatti, purtroppo se... è una situazione che si crea, che ormai si è creata, cioè la Juve è identificata in una certa maniera e purtroppo poi noi ne subiamo determinate conseguenze. Abbiamo, lei mi ha anche accennato, come dei giudizi ad un mezzo rigore, anzi ringrazio molto il signor Sassi che non mi ha ammonito perché ho cercato di divincolarmi da una presa rugbistica. Mi spiace molto, mi scuso con Beth se ho cercato di divincolarmi, ma mi sembra che quando si parla della Juventus
la si giri sempre in una certa maniera, ecco. Non... Penso che le immagini abbiano parlato anche bene. L'arbitro Ciacci l'ha ammonita perché lei ha fatto anche un tuffetto. Se rivedessimo la cosa, se vogliamo discutere così, è chiaro che in area quando si è chiusi, lei lo sa meglio di me, quando uno gioca in attacco. Mi pare che le immagini, penso che lei non debba andare avanti in questa discussione a quanto riguarda il rigore, perché non mi pare che vada nel senso giusto e l'abbiano visto tutti. Non lo so, comunque Ciacci l'ha ammonita perché lei evidentemente ha protestato dopo avere esagerato il tuffo in avanti, questa è l'impressione che abbiamo avuto. Probabilmente sono stato ammonito perché ho simulato o perché ho cercato di divincolarmi da Better. Allora non ha protestato, ha fatto solamente quel tuffo. In area succedono cose gravissime e i buoni attaccanti come Better, che sono appunto rari, perché riescono a divincolarsi nonostante le resse e le ammoine che avvengono in area. No, questa volta non è uscita, ma del resto potrei intervenire un attimo per rifarvi vedere le immagini di cui avete parlato poc'anzi, cioè le immagini incriminate. Ecco, ora Vitaletti alla Moviola vi ripropone appunto le immagini. Se potessi commentarle io. Guardate Bet che non guarda neanche la palla e mi cintura. Certo, poi sono andato per terra, adesso... Oltre al danno ho subito anche la beffa e guardate l'arbitro come guarda attentamente la situazione. È difficile che gli sia potuto scappare qualcosa, osservate. Insomma, purtroppo fosse successo in parti contrarie, si starebbe qua ad intentare un processo alla Juventus e purtroppo all'avvocato Agnelli, come ha nominato prima il signor Brera. La situazione purtroppo è questa. Io ho visto anche Bordone afferrato da Marini e il signor Lubello l'ha riconosciuto solo alla Moviola, caro Bette, che bisogna andare un po' piano in queste cose. È quel che è successo lì, le pare? Se ci mettiamo a polemizzare poi qui vengono fuori delle cose tristissime, perché fra tutte le squadre, se devo proprio dirla, quella verso la quale gli arbitri dimostrano maggior sudditanza psicologica non è il Foggia. Abbiamo visto. Non ecco, è il Foggia. Abbiamo visto. A questo punto vorrei intervenire, innanzitutto per farle i complimenti per come ha impegnato Brera. In effetti ci voleva qualcuno anche che lo impegnasse. Le faccio i complimenti come moviolista. Sassi, che stasera ha fatto un concorrente veramente impegnato e preparato. A questo punto vorrei ritornare alla sua risposta. Pensavo che sarebbe stata conclusa nel collegamento. Lei prima ha parlato di un alleato che avrebbe trovato a Rocco. Ma mi pare che tutto il discorso l'abbia già spiegato un po' la situazione. Diciamo che era Albertosi, ecco. Ecco, a proposito di Albertosi, in settimana c'è stata questa polemica Zoff Albertosi. Ma non lo so, io forse non seguo molti giornali, non l'ho seguita questa polemica. Comunque penso che siano due grandi portieri, naturalmente... Albertosi gioca per il Milan e oggi ha fatto di tutto perché il Milan uscisse imbattuto dal comunale, però noi sappiamo bene quello che non più tardi di 7 giorni fa Zoff ha fatto a Napoli, quindi diciamo solo che sono due grandi portieri. Ecco, a questo punto noi concludiamo con Torino, ringraziamo Brera e Bettega. Intanto avevamo tenuto qui pronto per intervenire Francesco Moser, per intervenire presso i tifosi di Trento. Per fortuna le notizie che giungono da Trento sono confortanti. L'arbitro, con l'aiuto dell'oscurità e della celere, è riuscito a abbandonare, ad uscire dallo stadio. A questo punto, sigla per l'indovinello.